Salve, sono Isabella e benvenuto nella dashboard del DishBoss. In questa esercitazione ti mostriamo come aggiungere restrizioni temporali ai vostri menu. Innanzitutto fai clic su Articoli. Poi vai su Periodi di tempo. Aggiungi un nuovo periodo di tempo facendo clic su Plus, Aggiungi periodo di tempo. Si aprirà una nuova finestra. Aggiungere un nome nello spazio corrispondente. Se il periodo di tempo comprende l'intera giornata, seleziona la casella di controllo accanto a tutto il giorno. Se il periodo di tempo inizia in un giorno specifico, utilizzare il menu a tendina del calendario e il menu dell'ora per impostarli di conseguenza. Ora impostate la durata inserendo un numero nel primo campo. Quindi, utilizzare il menu a tendina accanto per impostare un'unità di tempo per la durata. Per rendere ripetibile il periodo di tempo, selezionare la casella di controllo accanto a Può essere ripetuto. A questo punto sarà visibile una nuova opzione. Inserire un numero nel primo campo per impostare la frequenza con cui il periodo di tempo verrà ripetuto. Successivamente, aprire il menu a tendina e selezionare un'unità di tempo per la frequenza impostata. Una volta impostata la frequenza, decidere se la ripetizione deve essere interrotta o meno utilizzando il menu a tendina corrispondente. Se si imposta l'interruzione della ripetizione, utilizzare il menu a tendina del calendario per selezionare la data di interruzione della ripetizione. Quindi, utilizzare il menu orario per impostare l'orario di fine della ripetizione. Una volta impostate tutte le informazioni, fare clic su Salva per applicare le modifiche. Nella panoramica dei periodi di tempo, è possibile modificarli facendo clic sull'icona di modifica corrispondente. Se si desidera eliminare un periodo di tempo, fare clic sull'icona del cestino. Ti verrà chiesto di confermare l'azione per essere sicuri di non cancellare l'elemento per sbaglio. Fai clic su Elimina per confermare l'operazione. È tutto! Hai completato l'esercitazione e ora sai come aggiungere restrizioni temporali ai tuoi menu.